essere ultimo a parlare significa che non ho argomenti perché li hanno toccati quasi tutti. Volevo parlare di asset allocation, mi è stato toccato, volevo parlare di impatto sociale negli investimenti, mi è stato toccato, quindi cercherò di dare un po' una visione più globale o della mia esperienza all'interno della cassa di previdenza dell'INGI, cercando di ripercorrere un po' quello che era il mio filo del discorso precedente. Dunque io faccio anche la parte di amministrazione e finanza, non soltanto di gestione del patrimonio, quindi vedo i numeri, vedo i conti, vedo quello che quando scrivo il bilancio sia di assestamento che di previsione, che è l'impatto del welfare sui conti dell'istituto. L'INGI ha una caratteristica un po' differente da tante altre casse di previdenza, primo perché è per dipendenti e non per professionisti, almeno la gestione principale, e quindi è una sorta di sostituto dell'INPS, ha tutte le sue caratteristiche e anche tutte le sue peculiarità e anche tutti i suoi problemi, solo che non è ripartizione ma paga con i soldi che ha a disposizione. Quindi il problema fondamentale in questo momento quindi è vedere quanti soldi noi spendiamo per la parte sociale, per il welfare, e vedere che la parte contributiva si diminuisce, perché forse quello è uno degli aspetti fondamentali, ovvero la base contributiva, perché il vero problema è quello. Leggo tra le varie parole del titolo welfare integrato tra la transizione demografica. Certo, la transizione demografica non è colpito, oltre alla crisi ha colpito la transizione demografica, la crisi dell'editoria, la crisi dell'economia in generale, portando ad una riduzione di quella che è la parte contributiva, e quindi dovendo pensare o ripensare a quello che può essere l'intervento della finanza all'interno di questa problematica. Ma sicuramente da un punto di vista finanziario l'allungamento degli investimenti. Negli ultimi 20 anni i mercati finanziari hanno privilegiato la liquidabilità e il breve termine, quindi era anche semplice investire sui mercati finanziari rispetto a quello che da oggi in avanti è un obiettivo. Noi abbiamo passività a lungo termine, quindi sicuramente investimenti che hanno coerenza maggiore con quelle che sono le nostre passività sono da prendere in esame. Sono da prendere in esame, ma non soltanto dal punto di vista della redditività, e quindi ritorno anche a un aspetto dell'impatto sociale, perché un investimento ad impatto sociale porta a un beneficio che è quello di creare la base contributiva o di alimentare quella base contributiva che ci tiene in vita. La gestione di una cassa di previdenza non si tiene in piedi con la gestione finanziaria, ma con la gestione quello che in un'azienda sarebbe il margine operativo lordo, ovvero contributi meno prestazioni. Tutto il resto è concetto straordinario che può essere utilizzato in via provvisoria ma non definitiva, quindi se non è in equilibrio la gestione previdenziale, la gestione finanziaria può fare poco nel lungo periodo, tuttavia può aiutare. Quindi l'investimento, e qui mi ricollego all'impatto sul sociale, è fondamentale. Noi da un punto di vista pratico e forse egoisticamente alle volte andiamo ad investire in fondi come ad esempio fondi di RSA, che ne esistono alcuni, contrattando con le società una sorta di scontistica per i nostri aderenti che ne avessero bisogno. Questo perché? Perché pago io la casa di cura o piuttosto che altre attività, e quindi vorrei che ogni volta che pago ci fosse la possibilità di recuperare qualcosa, visto che investo in un fondo che gli dà i soldi a loro per gestire questa casa di cura. È evidente che l'impatto sociale è importante, lo sia anche nel social housing. Se uno investe sul social housing, la mia prima cosa da fare, considerando che ho un ritorno inferiore, è andare a negoziare col gestore, una volta definiti o creati questi immobili, di avere una sorta di priorità anche per i nostri aderenti. Questa è un po' una visione egoistica, quindi se dovessi spostare questa visione egoistica ad un insieme di sistema, beh, riconosco che le casse di previdenza come fondi pensione, come comunque qualsiasi tipo di investitore previdenziale definito proprio di lungo termine, ha la possibilità di poter fare qualche cosa sul sistema. L'impatto sociale è importante perché porta veramente alla crescita della base contributiva, quindi se lo facciamo noi, così come lo fanno altre casse, individualmente probabilmente il risultato non è lo stesso che lo si faccia a livello complessivo. È chiaro che quindi inseriamo una terza dimensione di valutazione del rischio. Oltre alla valutazione del rischio e del rendimento c'è anche la valutazione dell'impatto sociale
che questo tipo di investimenti genera. L'abbiamo già sentito prima da un precedente relatore che è importante la misurazione di questo impatto, ma è importante perché? Perché a noi può dare il valore aggiunto nel rinunciare a una fetta di rendimento per poter invece avere un qualcosa in più, un impatto sociale sul sistema che poi ci fornisce i contributi. Sappiamo benissimo che crescita sociale è uguale a crescita economica reale, quindi è evidente che lavorare qua su questo settore è fondamentale. Beh, come è già stato detto, mi limiterò semplicemente agli strumenti finanziari che potrebbero essere utilizzati. Quindi intanto vedo questo momento come un momento di passaggio epocale. Immagino al dopoguerra e a chi ha dovuto ricostruire per 30 anni l'Italia che cosa si è trovato di fronte. Quindi una sorta di pionierismo dell'investimento. Pionierismo non vuol dire inventarsi strumenti finanziari complessi, significa inventare strumenti finanziari che abbiano una valenza oltre che finanziaria, anche in questo caso sociale. E qui nasce appunto la possibilità di vedere quali sono questi strumenti. A mio giudizio sono sia sulla parte di debito che di capitale. Fino a qualche periodo fa si conoscevano questi strumenti solo per l'investimento nei paesi emergenti, dove si andava ad investire nella speranza che qualcosa si potesse costruire anche dal punto di vista sociale, le scuole, gli ospedali, eccetera. Oggi le crisi finanziarie hanno reso necessario questo tipo di investimento anche nei paesi più evoluti. In Inghilterra, ad esempio, c'è è stato emesso un bond che si chiama social bond, che ha un effetto di pagare ad una sorta di rendimento solo sul successo dello stesso outcome, ovvero degli effetti che questi investimenti hanno, in questo caso nei confronti delle carceri, e quindi della recuperabilità di colpevoli di reati e della loro non recidività nella storia. Quindi il governo, in base a quanto risparmierà da questo tipo di investimenti e quindi dal recupero sociale di queste persone, andrà a remunerare questi bond. Beh, lì si tratta tutto di creare veramente un nuovo mercato di investimento che potrà determinare dei valori aggiunti o meno sulla base di investimenti. Allora io sarei sicuramente disposto a rinunciare a una fetta del rendimento per averlo, se quel risultato si conseguirà e in che maniera, che non è detto che siano inferiori alla media di mercato, potrebbero anche essere superiori. Anche un'altra cosa fondamentale è stata detta: la tassazione. Quando casse di previdenza, fondi pensione si dovessero mettere insieme perché investitori di lungo periodo a investire sulla crescita del paese, beh, mi aspetterei che dall'altra parte, e quindi sostenere anche la spesa pubblica per impatto sociale, mi aspetterei dall'altra parte che il governo lasciasse un po' lo Stato lasciasse un po' da parte la contabilità finanziaria per andare a vedere quelli che possono essere i benefici nel medio e lungo periodo, quindi nascondere un po' quello che è l'aspetto della copertura immediata per vedere i benefici futuri. Anche lì sarebbe interessante avere delle agevolazioni fiscali. D'altronde, se io investo in strumenti finanziari che investono in start-up o investono in crowdfunding, che sono degli investimenti a basso rendimento ma a disposizione di chi vuole innovare, ho delle agevolazioni fiscali, non vedo perché io, investitore di lungo periodo, che investo parte dei miei risparmi in investimento per la crescita e in più sociale, in comunione con quelle che sono le idee dello Stato, non debba ricevere dei vantaggi economici. Per chiudere direi che il vero problema oggi è quello che, ma l'abbiamo sentito dal professor Brambilla questa mattina e l'ho letto io un'analisi approfondita dell'Università La Sapienza: il fabbisogno per spesa sociale nei prossimi anni fino al 2020 sarà di 171 miliardi come gap rispetto a quello che lo Stato potrà spendere. Beh, in questo potrà soltanto il privato dare efficacia a quella che negli ultimi anni è stata la spesa pubblica in questo settore. Pertanto, se solo ci si potesse mettere insieme a discutere di un argomento del genere, io ritengo che
quello che ognuno di noi fa nel proprio piccolo, quindi di trovare investimenti che allarghino la propria base, potrebbe essere fatto a livello globale, quindi con globale italiana, e quindi incentivare quello che è un investimento del genere. È molto importante questo aspetto, lo ritengo premiante anche perché alla luce dei mercati finanziari forse distogliere una parte dei nostri asset per investirli in qualcosa che punta a rifar crescere il paese sia non solo un'opportunità economica ma anche un dovere di una cassa di previdenza che gestisce il risparmio dei contribuenti. Grazie.